Sento vicino a me una presenza, che è quella di Pasquale. Sì, Rita, abbiamo Franco Boni e Beatrice Sassi. Accomodatevi, signora. Grazie. Ciao Pasqualino, come stai tu? La mia presenza, tutti i giorni. Io bene. State comodi. L'udienza è aperta. Trattiamo la causa di Franco Boni contro Beatrice Sassi, su richiesta di Franco. A lei la parola. Dunque, io sono amministratore di un condominio dove abita la qui presente signora. In questo condominio qualche mese fa è successo un problema nelle tubazioni di servizio degli scarichi. Sono stati chiamati degli operai, dei tecnici, che hanno valutato la cosa e hanno riscontrato una otturazione, proprio nel senso che si era intasato tutto, e dopo i lavori è stato verificato che questo intasamento era stato dato da dei pannolini. E dopo una riunione fatta abbiamo verificato che l'unica persona di tutto il condominio che usa i pannolini, visto che ha avuto un bambino da poco tempo, è la signora Beatrice Sassi. Quindi io chiedo il completo pagamento della riparazione, che è in lire 400.000. E Beatrice? Non sono assolutamente d'accordo, perché a parte il fatto che adesso il signor Franco è gentile, ma quando è successo il fatto è stato particolarmente aggressivo e mi sono anche sentita offesa, perché come fa a stabilire che quei pannolini sono proprio quelli di mio figlio? Chissà quant'è che sono lì, chissà da chi sono stati buttati. Io proprio non ho nessuna intenzione di pagare la cifra che mi chiede, al massimo pago la quota che mi spetta come condomino, cioè diviso io per non sono un sesto, senz'altro non una persona pignola, io non sono senz'altro una persona pignola, però in questo caso sono andato a verificare e con i miei occhi ho visto che si trattava di pannolini, quindi l'unica persona è la signora che li usa, quindi sì, ma abbia pazienza. Vabbè, lei non è un amministratore pignolo, non è un amministratore, lei fa l'investigatore, cioè come ha fatto a dedurre che quei pannolini lì erano proprio quelli che dopo io per mio figlio. Beh, vabbè, io c'era adesso, la firma sopra, io adesso signor giudice non ho portato qui il corpo del reato. Meno perché non mi sembrava il caso. No, però in effetti io ho visto che si trattava di pannolini. E ovviamente gli altri inquilini sono tutte persone anziane e non penso che usino pannolini. Ecco, abbiamo anche il fenomeno tra gli investigatori. Gli adulti non adoperano pannolini, lo sappiamo, per esempio, visto che lei ama tanto investigare, fare lo Sherlock Holmes, allora perché non ha investigato meglio? Per esempio, la vicina, la signora che abita nel suo pianerottolo di fronte a casa mia, ha una sorella con un bambino piccolo che la viene regolarmente a trovare. Potrebbe averlo buttato. Lei, la signora del primo piano, ha una cognata con una bimba piccola qualche mese. Si vengono tutti a cambiare i pannolini nel nostro condominio. Qualche volta lei ha detto che abbiamo fatto una riunione dove la signora è stata aggredita. E per forza, altri, per aggredita. Forza, perché a loro fa comodo, non sborsano una lira, pago soltanto tutti gli altri ovvio. Ma lei si accetti meglio sugli altri inquilini, sugli altri condomini. Adesso tagliamo la testa al toro. Lei dica chiaramente dove li butta sti pannolini? Li butta nella pattumiera. Sì. Abbia pazienza. Sono farmacista. Però noi li abbiamo trovati nello scarico. Sono anni che vendo pannolini agli altri. Vuole che improvvisamente con la maternità mi sia rimbambita, non sappia che c'è una parte dei pannoloni che non è biodegradabile. Ma scusi, nega l'evidenza, li abbiamo trovati questi pannolini. Ma io non nego che lei li abbia trovati, nego che siano i miei. Vengono a buttare i pannolini nel nostro scarico, ci sarà una persona che li butta, chi li usa è lei. No. E poi, scusi un attimo, non ho detto che è stata lei, magari è stata la babysitter. Vabbè. La babysitter che magari a volte la signora si assenta. A parte che la babysitter è una signora che io conosco, comunque questa signora se non butta ha l'incarico da me di fare la raccolta differenziata, come faccio abitualmente a casa mia, che c'è il sacchetto del vetro, il sacchetto della plastica, il sacchetto della carta, quindi... Le faremo una statua nel condominio, ad esempio, di tutti, scusa. No, faccio quello che dovrebbe fare qualunque persona civile. Il portiere ha visto l'altro giorno delle bottiglie di vetro di fianco al cassonetto. E anche lì c'era la firma come sui pannolini, che erano le mie. Beh, se me l'ha detto, è stata lei senz'altro. Sicuramente. Abbiamo parlato con una vicina della signora, a cui la signora, due giorni prima che si verificasse l'intasamento di pannolini, aveva detto che aveva passato una notte tremenda perché il bambino era stato male e aveva dovuto cambiarlo un sacco di volte. Due giorni dopo abbiamo trovato tutto intasato. Ecco, allora lei non è Sherlock Holmes, è 007, insomma, ha messo i microfoni, le telecamere. No, non ha messo nessun microfono, qui è la signora che ha detto questa cosa. Mi tiene controllata, mi fa spiare. Sì, è vero, mio figlio è stato poco bene, cioè, invece di avere un po' di comprensione. No, ma io ce l'ho la comprensione, però qui ci sono... Io mio figlio lo cambia anche quando sta bene, non soltanto meno male. A parte, comunque, ammesso e non concesso che sia pannolino buttato per distrazione dalla babysitter, da chiunque,
non può essere stato quello a causare il danno che si è verificato. Come no, abbiamo trovato sono tubi vecchi, è un condominio vecchissimo, un palazzo vecchio, un centro storico, ha bisogno di essere restaurato. Proprio perché ci sono delle tubature vecchie, dei lavori. Proprio perché sono un palazzo vecchio fatti. Non bisogna buttarci pannolini dentro. Senta, lei... Scusi, dentro lo scarico, senta, ma le sembra Franco, scusi. È una persona faziosa. Sì, sono una persona faziosa. Sì, e so anche perché ce l'ha con me, perché sono l'unica che alle riunioni di condominio le tiene testa, gli altri condomini tiene testa. Io sono due anni che sono amministratore, sì, è sempre andato tutto bene. Tutto ok è andato, no. Nessuno si è lamentato. Mi lamento io, freno sì, un attimo. Parliamo per esempio della pulizia delle scale. Allora, ecco, parliamo della pulizia delle scale. È diviso in due scale, A e B. Io abito nell'A, lui abita nella B. Tutti quanti paghiamo la stessa quota per le pulizie con più gli altri servizi. Chissà perché la scala B dove abita il signore è sempre regolarmente pulita. Va bene, sembra che meno. Io faccio pulire di più la mia e di meno la sua, no, ma scusi, ma lei è ma io corretto, non faccio queste cose qui, lei dai. È corretto, ma io non faccio queste cose qui, i lavori sono andiamo, quando dai, è direttamente sì, sì, stessa sì. Cosa con le cassette della posta. Le cassette della cioè? Posta. L'anno scorso gli sono stata dietro diversi mesi perché la mia cassetta della posta aveva la plastica, il plexiglass rotto e aveva bisogno di essere aggiustata. No, non se ne è parlato. Ma si sono rotte le cassette di due condomini della scala B, ecco che subito magicamente sono apparsi falegnami in un questo, giro di mezza giornata ha una logica tutte le ha una logica, certo. Perché ovviamente abbiamo chiamato falegname per quattro cassette della posta invece che una. Ecco, per risparmiare più soldi logico, degli altri. No, sì, sì. Allora, vabbè, parliamo allora del portone. Parliamo del portone. No, due anni fa c'è stata una rottura nel portone, lì non si è preoccupato. No, parliamo dei pannolini. Sì, lì del portone non sapevamo chi era stato. Senta. È ovvio che se c'era un pannolino che aveva rotto il portone era stato lei sicuramente. Franco, concludendo, lei dice, autrice del fatto dannoso è... Il Beatrice. Pannolino del bambino, della signora, ecco, quindi mi sembra giusto che... 400.000 euro. E risponde, non c'è la prova. Rispondo che il pannolino non è di mio figlio. Ma guardi, l'ho visto anche io. Non c'è la prossima volta glieli porto il pannolino. Sospendo l'udienza e mi ritiro per deliberare.